ragazzi, io sono Carly e Cimi e Petta purtroppo non sono qua con me in questo momento perché finalmente è raggiunto quel momento del mese in cui bisogna lavarle. Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi andiamo a reagire alle cose più soddisfacenti in assoluto del web. Iniziamo subito. Il primo video che stiamo per vedere è questo strano disegno. Molto 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 soddisfacente. Sapete che anch'io lo facevo sempre questo giochino? Nel quaderno a quadretti, quando mi annoiavo con la penna, facevo tutte le righe verticali e tutte le righe orizzontali. E veniva una roba super strana ma interessante. A volte ci riempivo pagine su pagine di ste robe. Però qua ho visto un puntino, eccolo qua. Questo puntino è poco soddisfacente, qua ha sbagliato qualcosa. Il video di questa persona è spettacolare. Credo che abbia appena realizzato il sogno di tutti. Praticamente con la carta con le bolle, quella che si mette nei pacchetti, la fa scoppiare tutta. È fantastico. Senti che bello schiocchino che fa. Oddio, sta per arrivare sul pezzo gigante, come fa? Oh mio Dio, non ci voglio credere. Ragazzi, ma quando arriva... No, scusate. Mi lacrimano gli occhi, da quanto è bello. Ma lo adoro, è splendido. Sapete che ogni tanto metto questi video tra i video soddisfacenti? Questa persona sta per fare un anello di fidanzamento per un suo amico barra amica, non lo so. A me piacciono queste cose, sono molto intriganti. In una misura perfetta... Lo grattugia tutto. Lo liscia bene bene. Adesso sembra più che altro un bullone. Non so come faccio a diventare un bel anello. Interessante. Ti si vede una gamba, le togli. Sta bollendo l'anello. Cos'è che gli ha fatto? L'ha messo nell'acqua bollente. L'ha rimesso di... Ma che bello sto pentolino, ci fare la pastina, ma che carino, è microscopico. Che figo, mi piace. Anche tutto attorno... No, vabbè, ma che figo. Anche tutto attorno l'anello mette i brillantini. Brillantini, poi sono brillanti. Ok, no, questa cosa fucsia non mi piace per niente, sinceramente, però riconosco che è un bel anello. E se sono davvero tutti brillanti e diamanti... Vale un botto. Carino, mi è piaciuto. Attenzione, momento riparazione. Stiamo per vedere questo sedile di un'auto che viene riparato con un ferro da stiro, un po' di colla vinilica in stile Art Attack, carta assorbente, un goniometro addirittura. Mamma mia, non vedo un goniometro dalle elementari. Tantissimo che non vedo un goniometro. Cos'è tutta sta roba che ci mette per aggiustare un po' di stoffa? Che sta facendo? Un po' di tinta che spruzza sul sedile. Oh, non c'è più niente. Ha fatto tutta una poltiglia, tutto un casino, però non c'è più niente. Bello, mi è piaciuto. Mi piace. Però non è allo stesso livello di quelli che usavano i noodles per riparare i lavandini. Altri buchi che vengono riparati. Questi mi piacciono tantissimo perché sono fatti con una precisione. Infatti lo dice anche qua in alto. Precisione incredibile. Guardate che bello che formano tipo delle treccine qua ai lati. Che figata. Io avrei già confuso tutti i lati. Avrei già fatto tutto un pasticcio, un groviglio. Ma che carino. Ragazzi, non so se siete pronti a vedere questo video. Credo sia fantastico. Praticamente con una lama questo sta rasando un albero e viene sottilissimo. È più sottile addirittura di un foglio di carta questo strato. Vorrei troppo impastarlo, stropicciarlo, mangiarlo, non lo so. Sembra quasi un'ostia. Ma da farsene cosa poi di un foglio così? Lo sanno solo loro. Però è bellissimo. Sembra carta da forno. Questo sapete che lo metterei quasi quasi a pari merito di quello del foglio di bolle. Sapete che questo mi è particolarmente piaciuto. Ok, un piatto di pigne.
che viene limato. Ci mette l'olio sopra. No, io adoro le cose. Che figo. Io adoro quando anche sui dipinti mettono l'olio, perché rende tutto così realistico. Guardate che figo. Che figo che viene. Viene proprio voglia di passare un dito sopra così. Che bello. Non so se asciugherei le mie cose in questo modo, però. Guarda come però sgorga proprio l'acqua sporca. Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Se uno ce l'ha in casa, perché non utilizzarlo in fin dei conti? E adesso guardiamoci tutti questo signore che taglia un bambù. E lo fa con una maestria che sembra che lo faccia da 150 anni proprio. Guarda, tac, 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 tac. Non si taglia le mani a tenere così il coltello. Ma a che scopo poi? Cosa serve tagliare tutto questo? Oh, che bello questo, mi piace! Guarda, ma che figo! No, scusate, adesso voglio vederlo fino alla fine, vedere fino a che punto si spinge. Voglio sapere che cosa sta facendo. Lo sta facendo con un'attenzione, una precisione. Cioè, alla fine ci ha fatto sti capelli di bambù. Non ho capito a cosa servono. Che cosa ci deve fare? Perché? E poi spazzola il bambù. Ma che sta succedendo in sto video? Non riesco a capire. Ci spiega per cosa viene utilizzato? Assolutamente no. Perfetto, proprio quello che volevamo noi. Non si capisce nulla. Questa è acqua che diventa ghiacciata istantaneamente. Che figo! Che figo! Ma che bello! Vengono come su tutte le punte ghiacciate. Dei fili ghiacciati, ma che figata! Mi viene voglia di prenderne uno e farlo sciogliere, farci così. Questo padre di famiglia, immagino, scrive: i miei figli vogliono che io faccia queste cose su TikTok o su YouTube. Ed è un pittore, dice. Oh, che figata! Questo sì che è super soddisfacente. È incredibile come una cosa così semplice sia affascinante. Qua non so cosa sia successo, tra l'altro la caption per tutti i papà là fuori, ok. Non so cosa sia successo in sto giardino, come sia potuta capitare una cosa del genere, non lo so. L'unica cosa che vi so dire è che mi piace. È abbastanza soddisfacente, tutto sommato mi piace. Qua abbiamo invece un video in loop di questo signore che che taglia un foglio di carta col coltello. Beh, affascinante, sicuramente un bel coltello. Mia madre farebbe a botte con tutti per averlo in cucina. Qua stanno facendo un uovo che a quanto pare uscirà liscissimo, mi dicono. Oh, oddio! Ma in che senso un uovo, scusate? È bellissimo! Sembra uno di quei pancake giapponesi super perfetti. Ma che bello! Tra l'altro sembra anche una zuppa vederlo così. Che bello! Mi piace! Questo a quanto pare un incenso. Oh mio Dio, com'è bello! È tutto perfettamente piatto! No, non ci mettere sopra sta roba marrone. Era bello prima. È incenso allora. È incenso sbriciolato come? Che figata! Oddio, non so se lui vi è mai capitato nella home di TikTok. A me lui capita spesso. E fa delle brioche francesi assurde. Cioè, si vede proprio che sono morbide, morbide, sofficissime. E quando lievitano diventano tutte ciccione, dentro rimangono morbide. È super soddisfacente. Poi le inforna. Oh, che buone le paste, mamma mia. Cos'è sto cappuccino verde che si è fatto? Sarà pistacchio. Oh, che buona, che buona, mamma mia. Quelle che sono croccanti fuori e dentro hanno tutta quella mollica super burrosa e unta, però è buonissima, mamma mia, io adoro le brioche. Oh, questo è quello di cui vi parlavo prima. Quando mettono l'olio nei dipinti, vedete che prendono proprio vita, è tutt'altra roba. Il colore è molto più bello, questo effetto bagnato che gli danno è splendido. Bagnato, poi effetto unto. Viene proprio super HD. Questo è ultra HD, anzi.
Che bello! Sapete che per tutto questo video ero convinta che fosse la superficie della Terra con la Luna, invece era il mare. È perché lo teneva storto, sembrava la superficie della Terra. Comunque è figo. Questa donna sta facendo i noodles. Sono molto curiosa di sapere come li sta facendo. Si fanno davvero così i noodles? Non ne sbaglia una, guarda! Con che precisione! Su questa piastra rotante. E poi? Li ha cotti? Oh, li tira su! Che figata! Voi lo sapevate che per fare le decorazioni e le stampe sulla ceramica si usa questo cuscino gigantesco, bellissimo. Cioè non vi viene tipo voglia di squisciarlo, di strizzarlo, sembra super morbido. Guarda, sembra una mozzarella gigante. Ah, mi piace, fantastico. E ovviamente non possono mai mancare in questi tipi di video la pulizia delle macchine, che questa fa veramente vomitare rispetto a tutte le altre che abbiamo visto nei video soddisfacenti. Ma non vi preoccupate, la puliranno tutta, ne sono sicura. Io li conosco loro. Puliscono tutto. Che schifo, ma come fai a ridurre una macchina così però? Ma è tremenda comunque. Una sporcizia in quella macchina. Oh, io vorrei troppo questo. Quell'aspirapolvere lì bagnato. Che pulisce tutto. L'ho visto tra l'altro in un video, credo, di una ragazza coreana che puliva i suoi peluche con questo aspirapolvere che aspira e pulisce allo stesso tempo. E c'erano, faceva vedere tipo tutti gli orsacchiotti neri, tutti sporchi, impolverati. Quando lei ci passava sopra quello, cambiavano colore, diventavano super colorati perché li puliva tutti. Ma che figo. La vorrei troppo. Per pulire cimie, ad esempio, anziché buttarle in lavatrice. Tutti i soldi appiccicati, che schifo. Non si mette neanche i guanti, la tocca così. Gli stanno rifacendo la macchina nuova praticamente. Ma guarda lì, ma che roba. Ma scusa, ma sta macchina cosa è successo? Quanti parti ha visto sta macchina? Oh, è quasi fatta. E poi qua in questi video, in tutti i video che fanno questi qui, usano un prodotto bellissimo che ti pulisce anche i problemi che hai nella vita. Cioè gli spruzza, viene via tutto. È fantastico. Cioè gli ha rifatto la macchina nuova, addirittura anche il deodorante per macchine. Beh ragazzi, che dire, siamo giunti anche alla fine di questo video super soddisfacente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stato il vostro video preferito. Il mio assolutamente il secondo che abbiamo visto, forse non era il primo e il secondo, quello in cui fanno scoppiare le bolle, quello è fantastico. Da Carly e da Cimmy e lavatrice è tutto. E noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!